Titolo: Tex Willer. Anno di produzione: 1948. Autori: Giovanni Luigi Bonelli, Aurelio Galleppini. Periodicità: mensile. Albi: 651 in corso. Genere: western. Lo ricorderemo ancora per il suo carattere duro e leale, la sua infallibile pistola e la sua camicia gialla. La prima avventura di Tex Willer appare in edicola il 30 settembre del 1948, nel mitico formato a striscia. Gli autori sono Giovanni Bonelli per i testi e Aurelio Galleppini per i disegni, una coppia che lavorerà praticamente da sola per anni e anni. Attualmente il principale autore di Tex è Claudio Nizzi. Il primo Tex è un fuorilegge suo malgrado, con un suo codice d'onore: uccide solo per difendersi. Quasi subito però Tex diventa un ranger, passando dall'altra parte della barricata. Grazie a un matrimonio indiano con la bella Lilith, diventa, con il nome di Aquila della Notte, capo dei Navajos e strenuo difensore dei diritti degli indiani. Il compagno di Tex di quasi tutte le avventure, sin dall'arruolamento nei Ranger, è il vecchio Kit Carson. Un ruolo fondamentale è rivestito anche dal figlio di Tex, Kit Willer, e dal navaio Tiger Jack. I nemici più pericolosi di Tex sono sicuramente Mephisto e il figlio Yama, entrambi dediti alla magia nera e protagonisti di numerosi episodi. Dopo l'enorme successo del fumetto cartaceo, il personaggio di Tex ha nel corso degli anni influito su ogni forma d'arte e comunicazione. Nel 1956 Gianluigi Bonelli scrive un romanzo dal titolo Il massacro di Goldena, che vede Tex come protagonista. Nel 1985 esce nelle sale il film Tex e il signore degli abissi, diretto da Duccio Tessari, con Giuliano Gemma nelle vesti del Ranger. Radio 2 ha mandato in onda alcune storie di Tex nel 2001, riadattate in forma di sceneggiato radiofonico in 20 puntate. E ancora francobolli, programmi televisivi, canzoni, copertine, vinili e videogames.